Ciao pagliacce e pagliacce, qua Megozzo e bentornati sul mio canale su questo nuovissimo videozzo inedito. Perché inedito, ragazzi? Perché, come avete capito, questo è un video di news di Fortnite e vi andrò a spiegare oggi che cosa sta succedendo. Siccome, ragazzi, sono diciamo quasi al 100% sicuro di quello che vi sto per dire, guardate il video fino alla fine, perché adesso vi dirò molte cose inerenti alla stagione 5 che abbiamo scoperto con un gruppo Telegram. Per cui, ragazzi, ora vi andrò a spiegare tutte le cose che abbiamo trovato e le giustificheremo, quindi attenzione, perché qui ci sono gli spoiler della stagione 5. Sono sicuro che tutti voi vorreste sapere su cosa sarà la stagione 5, perché molti dicono i pirati, quello, qua. No, nessun pirata, ragazzi, perché non c'è nessun collegamento. Anzi, ci sono cose che possono sembrare fake, ma ragazzi, oggi le cose che vi faremo vedere saranno cose veramente fondate su determinati argomenti che abbiamo già trovato e che ritroveremo anche nel gioco. Per cui mi raccomando, ditemi anche se il video vi piace, quindi ricordatevi un bel pollicione in su, ragazzi, per iniziare a bomba con il supporto, perché vedremo tante cose che non vi aspettate, per cui molte informazioni riguardanti la stagione 5 che sono sicuro vi piaceranno. Per cui mi raccomando, ragazzi, col supportone. Facciamo un gameplay, perché devo farvi vedere una piccola cosa che sta a corso commercio, di cui sicuramente voi ve ne sarete accorti. Ma prima però voglio farvi vedere una cosa, questa clip di 30 secondi che inaugura l'inizio della stagione 5, un po' come quando c'è stata stagione 4, che c'è stato quel video di 30 secondi, 40 secondi. Guardate questo video qui e ditemi voi che cosa notate. From the darkest depths of deep space, mystery is on a collision course with danger. Notato qualcosa? Sì, ragazzi, noi abbiamo visto un video dove c'è raffigurata Marte. Il pianeta Marte, come sapete, è un pianeta arido che ricorda molto il deserto, seppur ci sia una ben percentuale, forse anche minima, di acqua, è comunque un pianeta arido. In tutto questo cosa c'entra? Voi dite: Omega, ma perché ci sta facendo vedere queste cose? Ora, ragazzi, ve lo dimostro e vi racconto un po' tutto quello che c'è da raccontare. Ok, ragazzi, direi che ci siamo e stiamo andando, sicuramente avete visto, dal fascio a corso commercio. Per cui lasciate che nel contempo vi racconto un paio di cose. Allora, io adesso vi metterò delle immagini a schermo, no? Dove voi potrete guardare tutto quello che stiamo facendo. Per cui molti di voi sicuramente avranno capito, forse non lo sapranno, che il tema della stagione 5, ragazzi, sarà molto probabilmente, anzi quasi al 100%, il Far West. Far West, insomma, il tema legato al Far West. Quindi vi ricordate, no? Il Far West, come erano vestiti, le armi e tutte le altre cose, no? Ora vi spiegheremo perché il Far West, perché dietro al Far West, diciamo, ci sono una serie di motivazioni che abbiamo trovato. Quindi innanzitutto voglio ringraziare, ragazzi, Fortnite Leaks, che trovate in descrizione, che mi hanno aiutato appunto a fare questo video, per cui tutti i ringraziamenti vanno a loro, per cui grazie, ragazzi. Allora, io direi di partire innanzitutto uccidendo qualcuno, perché, ragazzi, se no non posso passarvi a spiegare un po' tutta la situazione. Ok, il primo lo abbiamo eliminato. Allora, perché vi dico che questo sarà a tema di Far West? Prima di tutto c'è un motivo molto molto semplice, che sta qui a corso commercio. Se ci avete fatto caso, dall'altra parte dei negozi, ora ci andremo un attimo, facciamo un po' pulizia a corso commercio, ammazziamo un po' tutti, intanto ci spremiamo una pozza. Avete notato sicuramente l'ufficio del detective. Bene, ci ritorneremo dopo questo punto. La prima immagine che voglio farvi vedere, che è anche quella che, diciamo, ha destato di più la mia attenzione, è la seguente. Infatti, se ben guardate a schermo potete notare, date un po' che cosa c'è adesso. Intanto che mi curo e perdiamo tempo, guardate, c'è una specie di tavolo, ragazzi. Aspettate, fatemi ammazzare questo, perfetto, così lo togliamo subito davanti. Intanto mi prendo il loot e andiamo avanti. Allora, guardate, c'è una specie di tavolo, che io lo sto vedendo dal telefono, c'è questa specie di tavolo dove ci sono delle carte da gioco, poker, le fish, e invece sotto abbiamo dei paletti di legno che ricordano tanto il Far West e le bici, quelle bici enormi, grandi, che si usavano un tempo, lo stesso con un piccolo cammino dove si usavano prima per cuocere le cose. Tutti simboli che appunto fanno ricondurre a un Far West che probabile ci potrà essere nella season 5, quindi tra un paio di giorni. Per cui, dopo aver visto questa foto qualche secondo, se non avete vista bene, tornate indietro nel video e riguardatela bene.
bene, perché sono tutti elementi che riconducono a lontano Far West, proprio quando si giocava a poker, si andava nei saloon, c'erano le bici alte, insomma l'epoca dei... lo so cosa sapete, quindi sì, diciamo all'epoca dei pistoleri. Continuando ragazzi, voglio farvi vedere un'altra cosa molto legata a questo fattore qui, perché secondo me la cosa più importante è anche motivarle le cose. Infatti in questa foto qui possiamo vedere altri elementi, tipo c'è una carrozza e c'è una carcassa, quello che ne rimane, ci sono delle ossa di una specie di animale, dinosauro, non so, lupo, quello che è, insomma gli animali che si trovano nel deserto, quegli animali lì che depredano chi si trova nel deserto, perché sapete che il Far West comunque ricorda una zona di una parte, una zona arida, insomma sì ragazzi, una zona calda. Infatti analizzando tutti questi file di gioco che si vedono qui a schermo ragazzi, possiamo benissimo notare che ci sono delle tracce di Far West, perché vi spiego un po' come funziona questa cosa qui. Io che ho studiato informatica ragazzi, analizzando i file di gioco si possono scoprire molte cose. Infatti noi analizzando i file di gioco abbiamo scoperto che ci sono tutti questi elementi che riportano appunto al Far West. Infatti analizzando i file di gioco siamo riusciti a scoprire che c'è una carrozza, una carcassa di animale, il tavolo da poker e tante altre cose. Mentre adesso, guardate un po', siamo appunto all'agenzia del detective. Perché l'agenzia del detective? Ormai penso che le sappiate tutti ragazzi, l'agenzia del detective è legata al fatto delle skin. Le avete viste sicuramente tutti quanti le skin, ve le metto in sovrapposizione, sono queste qui, e ovviamente c'è proprio il detective, proprio la skin vera e propria. Ma guardando un attimo qui voglio farvi notare, poi ci torniamo su sto punto, un quadro che c'è proprio nell'ufficio del detective, che sembra proprio ricondurre ad Acri o Lande Letali, vabbè io direi più Acri che Lande, perché il razzo che tutti conosciamo, che sta praticamente vicino a Spiagge Snob in quel castello, non è che si andrà a schiantare lì, ma la parte che hanno fatto vedere anche molti altri youtuber che andrà lì, no ragazzi, quella è la parte inferiore, perché quando un razzo parte si stacca la parte inferiore mentre l'altra cerca di arrivare ancora più in alto, no? Per cui come vedete anche qui c'è il timer, il fatidico timer, che tra un giorno e 8 ore, quello che è, ritornerà, cioè il razzo partirà e quindi il countdown avrà fine, avrà termine. Quindi anche qui adesso vi faccio vedere a schermo che c'è ancora, ci sono ancora dei file di gioco che sono stati analizzati e da cui abbiamo scoperto tante altre cose. In più, come ben sapete, tra un po' metteranno anche questa fantastica arma che ricorda appunto lo stile del Far West, quindi lo stile in cui si andava nei saloon, le armi che c'erano un tempo, quindi sicuramente ci sarete arrivati e l'avrete capito anche voi questa cosa. Bene, quindi in conclusione di tutto ciò, la teoria è la seguente: abbiamo visto il Far West, abbiamo visto il razzo, abbiamo visto il detective, che tra l'altro nella tasca del detective, che vi avevo detto di farvela vedere, c'è un wanted, cioè una specie di manifestino di quelli che erano ricercati all'epoca del Far West, per cui sembra essere tutto collegato tra di loro. Quindi la mia teoria potrebbe essere che il razzo potrebbe fare danni, devastare l'isola o una nuova mappa addirittura e creare lo scenario tipico del Far West. Infatti tutte le immagini che abbiamo visto, le faccio rivedere un po' tutte quante, tutte le immagini che abbiamo visto ci riconducono a questa teoria, che magari il razzo potrebbe cadere, un'area si potrebbe devastare tutta, diventare come il Far West e fare proprio tutto ciò in stile Far West, in modo tale che la gente sia collegato, il razzo sia collegato, le armi siano collegate, i file di giochi siano collegati, quindi sia tutto quanto collegato, e da qui riusciamo a capire un po' che le cose quadrano a un certo punto. Per cui ci tengo a sapere anche la vostra nei commenti, per cui fatemi sapere voi come la pensate, perché ragazzi vi ho fornito tutte le informazioni necessarie per una probabile season 5, anzi è uno spoiler vero e proprio, perché la season 5 sarà così. Cioè abbiamo analizzato i file di gioco, quindi più che analizzare i file di gioco ragazzi, che dicono la semplice verità, non penso che l'Epic Games carica dei file di gioco errati per dare informazioni errate. Per cui comunque lo scopriremo tra un po', questa è la mia teoria, ditemi la vostra teoria nei commenti, che tra l'altro non iniziate a dire fake, perché ovviamente questo è tutto al pari di una teoria, però c'è un filo logico di verità, perché ragazzi secondo me potrebbe realmente essere così. Bene, quindi io spero che questo piccolo video info vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mi raccomando mettete un bellissimo pollicione in su per supportare il video, iscrivetevi al canale, attivate la campanella di notifiche per non perdere ovviamente i prossimi video di Fortnite e informazioni, perché da adesso ragazzi ne verranno veramente tanti, per cui
iscrivetevi e non perdeteli. Vi ricordo, in descrizione trovate le mie maglie ufficiali di Omegotsu in mega edizione limitatissima, quindi mi raccomando, passateci. E sempre in descrizione, ragazzi, trovate il mio Instagram se volete essere salutati in tutti i prossimi video, quindi ricordatevi che se volete passateci che vi posso salutare, quindi ci conto. Bene, direi che per questo video è tutto, fatemi sapere la vostra nei commenti. Qui è Megozzo, ragazzi, e ci becchiamo al prossimo video di Fortnite. Ciao!